De Gasperi era un cattolico liberale. Nel Partito Comunista Italiano c'erano anche, non solamente, per esempio Colajanni, che poi sostanzialmente erano dei socialisti quasi prestati al Partito Comunista, i quali anche, o Di Vittorio, i quali si sentivano sì senz'altro legati da forti vincoli di solidarietà con i loro compagni di lotta, però sentivano e percepivano, diciamo, l'ideale socialista in maniera difforme da quello del grosso del partito, che era strettamente legato alla tradizione bolscevica in definitiva. Mi raccontava Macaluso un aneddoto molto illuminante su Napoleone Colajanni. Fu avvicinato Napoleone Colajanni giovanissimo e invitato a entrare nel Partito Comunista. Però disse: "Guardate che io sono antistalinista", e gli fu detto: "Non ti preoccupare, entra pure nel Partito Comunista". Però entrò appunto con questa dichiarazione di essere antistalinista e tale rimase in definitiva. Poi alla fine c'è stata una rottura e per certi versi è stata anche logica la rottura, perché perché lui voleva in qualche maniera portare verso la cultura libertaria il Partito Comunista Italiano, e il Partito Comunista Italiano resisteva perché le radici, diciamo, ideologiche del partito erano altre, anzi erano antitetiche alla tradizione libertaria.